gli audio racconti. Serie Solar Pons. Dalle memorie del dottor Lyndon Parker. Letto da Dani. Il mio primo incontro con il signor Solar Pons avvenne in modo veramente banale, anche se non del tutto privo di elementi indicativi di quello che sarebbe accaduto in seguito, quando egli mi diede la possibilità di partecipare alle interessanti e numerose indagini da lui espletate. Sebbene quel primo incontro risalga quasi 30 anni fa, il ricordo che ne conservo è chiaro come se fosse successo ieri. Seduto in un caffè nei pressi della stazione di Paddington, stavo da un bel po' rimuginando malinconicamente che la Londra dove ero tornato alla fine della Prima Guerra Mondiale era ben diversa dalla città che avevo lasciato, quando entrò un signore alto, allampanato, che indossava un cappotto a mantellina e un berretto con visiera. Il suo aspetto mi colpì immediatamente. Volto scarnito e quasi ferino, occhi profondi, acuti e penetranti, sotto le sopracciglia folte, ma non cespugliose, labbra sottili. La magrezza di quel viso mi interessò sia dal punto di vista umano, sia da quello medico, tanto che alzai gli occhi dalla busta su cui stavo scrivendo per seguire con lo sguardo il nuovo venuto che attraversava con disinvoltura il locale, dirigendosi a lunghi passi verso il bancone del bar. Un cameriere che stava strofinando i tavoli poco lontano da me notò il mio interesse e si avvicinò. «Sherlock Holmes», disse. «Ecco chi è, lo Sherlock Holmes di Praed Street, come lo definiscono i giornali. Il suo vero nome è Solar Pons. Fra i due non c'è molta differenza, vero?» Dopo aver scambiato parola col barista, Pons si voltò e si guardò intorno distrattamente. Non appena mi accorsi che il suo sguardo stava per cadere su di me, io distolsi gli occhi e ebbi la sensazione di essere esaminato dalla testa ai piedi. Più che vedere, percepii che egli si stava avvicinando al mio tavolo. E infatti, pochi istanti dopo, egli era là, fermo accanto alla mia borsa, che avevo posato per terra a lato della seggiola. «Bel colorito», disse incisivamente. «Tornato da poco dall'Africa, a quanto vedo». «Da 2 giorni». «Lo scarabeo della vostra spilla da cravatta fa pensare all'Egitto. E la busta su cui stavate scrivendo proviene da una nave di linea Shepherd. Dunque venite dal Cairo?» «Col piroscafo Istar». «Attraccato alla banchina riservata alle imbarcazioni provenienti dalle Indie orientali». Lo guardai e gli sorrisi con giovialità. «Amico mio, state a sentire. Londra non è poi così malvagia come pensate voi». «Sapeste come mi piacerebbe poter pensare diversamente», risposi, senza rendermi conto, sul momento, che non gli avevo offerto il minimo indizio per leggere nel mio pensiero. «È evidente che avete camminato a lungo. In cerca di un alloggio, indubbiamente». «Sì, proprio così». «E siete rimasto deluso. Ma non è tanto Londra che è cambiata. È il ritmo della vita attuale. I tempi che sono differenti. Non è proprio il caso di avvilirsi tanto. Tra l'altro, i buoni medici scarseggiano nella nostra città». «Ho dedotto quale professione esercitavate prima della guerra dalla vostra valigetta, che all'origine era indubbiamente una borsa da dottore». Arrivate le cose a questo punto, il signor Solar Pons mi aveva ormai completamente incantato, lo confesso. Mi presentai, quindi, e lo invitai a prendere posto al mio tavolo. «No, sarete voi mio ospite», disse. Proseguì dicendo che da qualche tempo stava accarezzando l'idea di dividere con qualcuno il suo appartamento ammobiliato. E, una parola tira l'altra, poco tempo dopo ero in cammino verso Pride Street numero 7, dove per molti anni avrei avuto studio e domicilio. In breve venni a sapere che il mio coinquilino era un investigatore privato, dotato di una maestria tutt'altro che disprezzabile. Un investigatore che, adottando apertamente metodi considerati antiquati, basati sul raziocinio e sulla deduzione, si era guadagnato una reputazione di abile e intelligente segugio, per cui era tenuto in gran conto da molte personalità, facenti parte di Scotland Yard e del governo di Sua Maestà. Inoltre non tardai a essere affascinato dalle avventure di Pons, tanto numerose e svariate,
e dai suoi altrettanto molteplici hobby. Scienze occulte, trattati scientifici sulla natura degli indizi, scacchi e una passione per la buona musica di qualsiasi genere, classica o primitiva, romantica o moderna che fosse. Dopo qualche mese cominciai a prendere appunti sui casi risolti da Pons, dapprima per mia scienza, per analizzare meglio i suoi metodi, e in seguito perché ritenni che quelle singolari avventure, se presentate in forma piacevole a leggersi, avrebbero forse potuto un giorno interessare un più vasto pubblico. Basandomi su questo supposto, mi sono finalmente deciso a scegliere a casaccio 12 avventure di Solar Pons, che ho l'onore di presentare, con la speranza che leggendo questi racconti i lettori possano divertirsi quanto mi sono divertito io, partecipando ai casi narrati. In fede, Lyndon Parker, dottore in medicina. Gli audio racconti. Serie Solar Pons. Dalle memorie del dottor Lyndon Parker. Letto da Dani.